Regà, io sto per entrare al campo. Oggi ospite incredibile il Matador, direttamente da Nuova Scena. Però l'outfit l'avete capito, si è visto. Sono vestito da principe perché venerdì prossimo, ore 2:30, uscirà sul mio canale La 100 Tiri con Diego, il principe Milito. Non vi posso dire altro se non, ragazzi, iscrivetevi perché in teoria La 100 Tiri col principe Diego Milito, che esce venerdì prossimo, sarà il mio video per il milione di iscritti. Mi piacerebbe festeggiarlo così, mi piacerebbe festeggiarlo con voi. A voi non costa nulla iscrivervi, ci mettete 3 secondi, è gratis. A me regalate quel sogno che il me bambino di 10 anni fa aveva fin dal primo video, da quando facevo 15 visualizzazioni. Quindi regà, andiamo con il Matador, ma venerdì prossimo c'è il principe. Milito, inizia a preparare due tortellini. Dopo che ZW Jackson ha provato personalmente la challenge dei 100 tiri e dopo l'incredibile successo della 100 tiri cup, inizia ufficialmente la 100 tiri challenge girone B. Cosa consiste? ZW Jackson avrà il compito di chiamare nuovi calciatori, influencer calcistici e sportivi di ogni tipo e darà loro a disposizione 100 tiri, non un in più, non un in meno. Su questi 100 tiri che effettueranno andranno a calcolare la percentuale realizzativa e alla fine dell'anno riuscirà ad avere una classifica generale con tutte le percentuali realizzative degli ospiti. Chi riuscirà a vincere questa speciale classifica? Chi riuscirà a superare il record di 51 gol? Lo scoprirete insieme piano piano. E scrivete un commento al carissimo ZW. Chi vorreste come partecipante della 100 tiri challenge girone B? Ciao ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale. Quest'oggi direttamente da Ciampino. Un bacione a Ciampino. Il Matador. Non Cavani. Non Cavani. Però dipende, perché comunque il Matador l'hai dato come nome proprio sì, grazie al Matador Cavani. Esatto, questo è vero. Cioè non proprio grazie al Matador Cavani, però perché mi piacevano i giocatori sudamericani, capito? Bello, ma comunque tu sai cosa? Mi piace molto perché all'interno dei tuoi testi citi tantissimo il calcio. Sì, io sono malato per calcio proprio, mi piace tantissimo. Matador, quest'oggi io in realtà ho delle belle aspettative su di te, perché tu mi hai detto che comunque fino a 2 anni fa giocavi a calcio. Sì, esatto, proprio nel Ciampino. Nel Ciampino. Cioè diciamo 2 anni fa panchinaro, però 3 anni fa ancora spingevo. Come i veri cavalli. Vediamo come i veri cavalli, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Comunque, frate, dopo parleremo un pochino di tutto, del tuo percorso artistico e non solo quello calcistico, ma adesso devo presentare il tuo sfidante, il ragno di Ciampino. Signori, eccolo, piacere. Qua. Piacere, ragno. Dylan. Siamo pronti. Siamo pronti, sei carico? Carichissimo. Quanti tu? Ne fai? Spero almeno una ventina, che cazzo. Di più, oh, dobbiamo alzare. Di più. C'era il tiro potente in realtà? Vediamo. Vedremo, io non lo conosco a livello calcistico, non so nulla. Ci proviamo. Allora, partiamo con i primi 10. Io vado dai tuoi ragazzi, dai tuoi Ciampino Boys in regia. Andiamo. E ci vediamo dopo. E dai. Per te lascio la strada. E no, mi importa nada. Siamo qua con i Ciampino Boys direttamente a supportare il Matador. Oh, regà, pronostico? Se la 30. Vabbè, 30 gol. Buono. È carico. Guarnaccino invece? Guarnaccino con l'occhiale delle grandi occasioni, perché oggi vedremo brillare. Brillare. E allora, il Matador alla 100 tiri challenge. Vediamo, primo tiro per il Matador. Ah, la rasoiata sul primo palo. Attenzione, secondo tiro. Occhio sul lato destro, Bello, punti giocato Ragnar. Bravo Ragnar. Che ha preso Ragnar, che guarda. Prego. Butta a destra. Ah! Aveva girato anche questa, mezzo esterno. Ecco. Movimento. Bello. No! Bravo Ragnar. Boom. Bello. Bellissimo! Ma che sei, il pupone? Mamma mia. Volevi perché continuare col pallone in movimento? Leandro Paredes di Ciampino, ragazzi. Che cazzo di gol ha fatto il Matador? Attenzione. Bravo, però ragazzi. 2 gol, 3 palloni, non è male. Potresti fare 5. Aspetta la fine! Madonna! Il Matador! Fa vedere già la maglia?
No, allora, che spettacolo. Tortellini? Attenzione perché vuole il quarto. E lo fa! Mamma mia, raga, no, io ti giuro sognavo di fare la 100 tiri. Sì, sì, boh. Ah, comunque sta tirando fortissimo, raga. 4 su 10. Iniziamo forte. Ma iniziamo fortissimo. Mannaggia, oh, raga, io già sto a stirare. Devo tirare in movimento, ho capito. 4 su 10 è buono, no? Devo fare 5 però. Cazzo. Ma sei un cavallo di razza, cazzo. Ci provo, mo, piano piano col fiato. Fiato? Vabbè, che tanto, ho tutto il tempo che vuoi. Sì, tutto il tempo che vuoi. Allora, possiamo stare qui e acchittiamo una grigliatina. Sì, da veri sudamericani, no? Sì, esatto, alla Correa, capito? Col tucu. E lei, col tucu. No, a parte tutto, Dylan, io... Come sai, ci sentiamo su TikTok da un po' di tempo, sì. E poi ho visto praticamente tutto il tuo sviluppo. Mi sei subito entrato nel cuore perché vedevo in te un po' il ragazzo, quello che aveva fame. Cioè, tu da fuori si vedeva proprio che tu spingevi per arrivare, capito? Vabbè, dai, ci si prova. No, non è che... no, è un complimento il mio. Grazie, perché... no, veramente, grazie. Poi va bene, la musica, capito, è sempre difficile, non devi stare sempre al passo con il trend, devi comunque postare regolarmente. Infatti ti volevo fare queste domande perché tu comunque nei ragazzi emergenti sei emerso, a parte grazie a Nuova Scena, sì, che quello ti ha dato il boost finale, sì. Ma tu anche prima di Nuova Scena comunque ti eri fatto notare con Tortellini al Palo di Bala, sì, sì, sì. Cioè tantissime hit che comunque hai creato tu da solo grazie a TikTok, possiamo sì, dire. Sì, di base sì, alla fine sono partite tutte con trend diversi magari su TikTok e quindi poi... TikTok in automatico poi ti converte su Spotify, Instagram, certo, capito? Poi la gente si affeziona pure, soprattutto i romanisti, quindi forse a Roma. Anzi, andiamo su. No! No! Ma tu devi capire, no, di chi ce l'ha, dopo vedrai di chi ce l'ha. Dopo non facciamo vedere di chi ce l'ho, forse dopo me la tolgo. Però siccome stai andando caldo, che hai fatto 4 su 10, io ti sì, lascerei due giri promo per andare a far gioire i ragazzi di Ciampino e andiamo e in regia. Forse Ciampino e forse i cavalli. Siamo 4 su 10, raga. Quando vuoi, Dylan. Solo, ovviamente, perché sta calciando il Matador. Prego. Da parte. Però! Che cazzo. Sì, 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 lo vedo bene. Ho detto questo ne fa almeno 30. Oddio, che è successo? Provate a fintare, signore. Ragnar lascia tanto spazio. Calma, calma. Attenzione. Tra lui da Giampino, eh. Lo vedi? Oddio. Bello. Bravo. Vi ha bisogno il gol, Mata. No, cazzo, che ho detto? No. Obiettivo farne 3 per non scendere sotto di quelli di prima. Sinistra. No, attenzione! Cattivo sulla palla! Cattivo! Signori, c'è il calo mentale. No, di già! Parte! Il Matador! Oddio! Gol, cazzo. Sarà abbassata! Non è scesa abbastanza. Mannaggia! Mamma mia! 5 su 20! Quindi adesso andiamo avanti. Male. Sì, 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 va avanti. No, male no, dai, ci può stare. Per arrivare ai 30 comunque... È una buona media. Una buona media, però... Vai, frate! Vai, Julio! Riscatta sta stagione! Julio Baptista! No, che bello, chi conosce le mie cheat, cazzo! Ah! Era già lì, oh, era già lì. Non te voglio più vedere! Mamma, devo riscattare sta stagione, oh, non c'è niente da fare. Palla in movimento, attenzione. Gol. In corsa! Ah. Ah. Ciampino non c'è la pasta, c'è solo il riso. Signori, la risata. Occhio! Prende Ricco! Traversa, non è gol, neanche a Ciampino. Lo sapevo. Lo sapevo. No! Back to back! No. Cazzo! Ah. Ma che culo, dai! No! Qui non c'è il fulmino! No! Este! No! Questi li ha sprecati! Ne mancano 4, certo glielo spieghi tu! Calma, calma, calma! Pellegrini? No! Oh, basta! Mio. Basta! Ma che sfiga però così, regà! Mamma mia! Cazzo, ma sai che mi sembrava mamma bellissima? Mia. Riuscito, non andava bene.
6. Meglio di niente. Su 29, vediamo se sarà 7 su 30. Oddio! Madonna. Guarda come cazzo si è ripreso. 6 su 30. Cazzo, aveva fatto una partenza lampo. Chi push in mo' vado, gli chiedo due domande spicy così... S'accende. S'accende. Sì, fallo accende, oh. È un duro sfidante, oh. Grande cazzo. Ma tu devi saper combattere. Hai vinto una competizione, vuol dire che... Non ha vinto. Non ha vinto. Non ha vinto. Sarò terzo. Io non sono un cazzo, ragazzi. Io non sono un cazzo. Vabbè, dai, ragazzi. Però capisci? Capisci? Questa è una domanda che ti volevo fare, perché alla fine, pure se non hai vinto, sei quello che secondo me ne ha tratto più di tutti. Oddio, dai, non voglio... Lascia stare la roba economica. Ah, ok. Però di visibilità, oh, frate, TikTok, ci sei solo tu, capito? Ma con tutto il rispetto per gli altri ragazzi che sono bravissimi, non solo per me, ma per tantissimi hai vinto tu. Cioè, sei un grande. Al di là di tutto, tu poi devi fare l'umile perché è giusto così, no, capito? Vabbè. Poi ci pensiamo. Non mi piace di ste cose. No, capito? Lo so, ma non dire, le diciamo noi. Va bene, grazie. Proprio lì. Però attenzione, c'è lo switch. No, adesso già. Signori! Zaniolo! Signori, no. È purtroppo il momento. Non è Zaccagni. Parliamo un po' di nuova scena. Sì. Perché sei arrivato, hai portato secondo me il tuo stile, che è la cosa migliore da fare, portare te stesso, sì, al palcoscenico. Ma come sei arrivato poi a nuova scena? Ti hanno chiamato loro, hai mandato tu, hai fatto un casting? No, sì, facevano i casting, poi mi hanno chiamato e successivamente facevi le varie prove, no? Quindi c'era la preaudizione, quella che facevi a Roma, poi se no andavi a Milano e gli reppavi un minuto, e poi le battle, poi il videoclip, poi la semifinale col fit che l'ho fatto con Gue. Sai che la cosa difficile non era tanto fare il live, perché io vado in discoteca a fare live DJ set, certe volte puoi pure non cantare, là invece è più una cosa tecnica, devi essere bravo sul palco veramente a cantare, capito? Proprio roba di polmoni. Certo. E qual è il giudice che ti ha preso più a cuore? Penso Fabri Fibra, perché proprio dall'inizio e poi... Grande Fabri. Lui, pure lui prima... Mi ricordo, secondo me la tua roba gli ricordava un po' Mr. Simpatia. Sì, l'ho pensato pure io in realtà, capito? Comunque sempre cioè, su quel filone lì. Sì. Quindi secondo me è lui, perché ogni volta faceva i complimenti, si gasava. Dopo ti chiediamo comunque altre cose, però hai tolto la maglia. Ho tolto la maglia, infatti vado a la puoi portare? Prego. Me la posso mettere? Certo, vai. Figa. Ci di Ciampino, regà. Ora gli portiamo fortuna al Matador. Siamo a 6 su 30. Allora già. Ha guardato. Sta cacciando tutti un po' piano. Boom! Mannaggia. Si arrabbia, ce l'ha dentro! Il sangue sudamericano che inizia a uscire dalle vene del Matador! Centrale. Mannaggia, Mata. Stop e tiro! Dai che c'è la potenza, dai, Matti. Per la folla! Così! No, vabbè! Attenzione, ne mancano qua! Occhio! Centrale. Vai. Mamma mia, che rischio ogni volta. E invece lo fa! Bello. Cazzo. No, l'alletta. Sapeva, cazzo. L'alletta. Sapeva. Che c'ha? Che è successo? La disperazione del bomba, capito? Bello. Ah! Niente, la palla. Io ho bisogno che Veli gli dai una scossa. Lo leggi. Per favore. Dagli una scossa. Dai una scossa. Pure tu. Per favore, andategli a dare una scossa. Pensando, sto a posto. Attenzione, vuoi sentire i commenti tecnici e tattici? Prego, mi sta pure sentiamo. Facendo male. Non posso stare? L'insattento che si sposta. Tira forte, non sta ascoltando. Basta, pure così, senza pensieri, tira forte. Va bene, vado di potenza allora. Ecco. Dai, no. C'è Ciampino sulle spalle, Ci provo, ci provo. Chi? Frate, tu sei il Totti di Ciampino. No! Così! Era un tiro di merda perché... No! Oddio, con la skill? Argenti... No! Cazzo, con l'esternata! No! Non devi tirargli le molli, secondo me. Devi andare proprio con tutta la grinta. Dai, forza! No! No! Più forte! Là! Oh, e dai! Vedi che gliele buchi quelle mani di merda? Lo vedi? Dai! Lo vedi che gliele buchi? Dai, no. Spara! Bravo, sì! Lo vedi, lo vedi! Lo vedi! Adesso testa! Non fa niente! Sembra di aver già visto sta scena. E ora testa! A sedere! Seduto in mezzo al campo, muto. Puniscilo! Bello! Non devi punire, Matador!
siamo a 10. Forza, avanti. No, porca miseria. Per fare 11 su 50? Sì, sì. Mamma mia, bene, c'era proprio bisogno. Ma che cazzo gli avete detto, regà? Vi mando sempre a parlare, oh. Non è facile come sembra. A parte mi sto spaccando un piede, regà. Non ho mai usato tutta sta potenza in vita mia. Mi sento un po'... Lo conoscete William Vinecare? Chi cazzo è? Fra... Chi è? Un giorno te lo spiego. Era un giocatore della Roma. Ah. Numero 21, sostituto di Seydou Keita. Cazzo, ma questo è un uomo di cultura comunque, li sei tutti della Roma? Eh sì, della Roma. Allora facciamo un gioco, dai, facciamo un preferiresti. Vai. Preferiresti un feat con Fabri Fibra, proprio che esce, quindi non in nuova scena, ma che esce? Oppure preferiresti Pellegrini Capitano a vita? Oddio. Poi diventano sempre più difficili. Aspetta, Pellegrini Capitano a vita o un fit con Fibra? Oddio, questo è difficile. Ultimamente sta a giocare bene, capito? Ma avessi fatta 3 mesi fa, abbiamo il fit con Fibra. Ma adesso Lollo, mi hai rubato il cuore, io prendo Pellegrini. Ci prendi Pellegrini al fit con Fibra, giuro. Veramente. Sta giocando troppo bene, dai. Ok, ok. Ma ti faccio l'ultimo e poi ti faccio tornare a calciare. Sì, preferiresti fare un disco di platino? Sì. Oppure diventare ambassador della Roma? Oh mio Dio. Ambassador che vuol dire? Posso andare sempre a vedere gratis? Sì, e la Roma comunque ti mette nei contenuti, cioè ti fa fare contenuti con i calciatori. Cioè proprio l'ambassador della Roma. O un disco di platino? Sì. L'ambassador della Roma, ma non lo faccio apposta. È troppo più forte di me. Ambassador della Roma, raga. Se vado là al Tribuna VIP, capito? C'è tutto buffet, poi mi guardo il partito. Ragazzi, allora, sicuramente qualcuno della Roma che ci guarda c'è. Vi rendete conto? Guarda, ragazzo, se faccio un appello, se riesco a arrivare almeno a 20, contattatevi. 25, dai, 25. 25. Quanti ne mancano? Siamo a 11 su 50. Ah, ok, ok. Però vabbè, ti stai scaldando adesso? Adesso sì, adesso siamo va bene. Grandi. Questo è il preferiresti. La Roma vince sempre su tutto. La Roma quindi purtroppo sì. Deciso. 11 su 50. Vediamo come si presenta il Matador. Vai, eccolo. Eccolo. Caldo, eh? La finta? Bello. No. Non si abbassa mai. Mai. Perché sta caldissimo. Mamma mia, cazzo! Oddio, che ha preso! Quando avanza mi incula! Sincero, sincero. Se è vero ma giusto! Uff! No! Ha preso, guarda, è preso! Guarda, guarda! Sembra così, il capriole! Guarda, fino alla fine, attenzione! Bella! Bellissimo! Ma così, così! Ma vedi! Ma che cazzo gli hai preso? Sbloccato. Ma che gli hai preso? È Ragnar che è in blocco, eh? Sì, sì. Occhio perché continua! 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 Non parla più! Ne hai infilati 5! Quanti palloni stanno là, oh? No! Palo interno! 5 pali ha preso! Palo interno! 3 pali sono 5! Basta, vi prego, basta! Insomma, io rosico come un cane perché prendo i pali, capito? Poi non è gol, purtroppo. 16 su 60? Che miseria, sta ripilato. Recuperando, sei cazzo! Sta recuperando di brutto! Io le farei fare un'altra... Dai! Ma com'è finito, Ah, l'ha letta. Guarda, sta tirando con una cattiveria diversa. Brava. La cattiveria quella sudamericana. No. No. L'hai pure spiazzato. Ma appunto. Che gol! Che gol! 18! Si va verso i 20! Stiamo tornando alla Roma. Bravo! Ma che cazzo è successo? Ma che è successo? La rimette lì. C'è. Mamma mia, che belli questi! Raga, ma che è successo? Che belli! Che è successo? Siamo a 20, eh! Quando arriva la pressione, il Matador risponde presente. Vittoria! Risponde presente. Oh, si prende il suo tempo e poi bam, forte. Siamo a 21. No. Ah.
22 come Zaniolo! 22 come Zaniolo! Ha sbloccato una tecnica di tiro incredibile, perché aspetta fino alla fine e poi guarda, che prima non guardava. Ma raga, oggi andiamo Milito. Inizia a preparare due tortellini. Come stai? Ti stai divertendo? Bellissimo, ti giuro. Non so da quant'è che lo volevo fare. Davvero, è troppo divertente. Ma una rima sulla 100 tiri nella prossima canzone? Lei fa 100 tiri come ZV Jackson. Però. Dai, fratello, devi metterla. La c'è, c'è già. C'è già? No spoiler. No, impazzisco, Io giuro, non sto scherzando. Prendete la da mo che ce l'ho questa. Te la pompo all'infinito quella canzone. Quanto devo fare per arrivare alla 100 tiri cap? Devi farne più di 40. Sì. Però fratello, a prescindere, in cabina di regia ti aspettiamo quando vuoi. Godo così la vedo dal vivo. No, non è, ci deve essere un po' di... Cioè, io ci credo, cioè di fare. Quanto è importante l'aspetto psicologico, lascia stare, mi collego tramite la challenge, ma l'aspetto psicologico poi per un artista. Ad esempio, parlando sempre di nuova scena, cioè essere lì a fare il pezzo che ti potrebbe far vincere, ti potrebbe portare in finale. Quanto è importante? Perché poi tu lì hai avuto dei problemi col fiato. Sì, esatto. Perché diciamo che là mi mancava il fiato. Cioè tipo un secondo prima di salire sul palco io non avevo bevuto. Ho bevuto solo un sorso al volo proprio un secondo prima di salire. Quindi poi io sono stato stupido io inizialmente. Perché capito, al ritornello mi mettevo a saltare quando parte la parte alta. Frasi, gasato, però là ti gasi, capito? Quindi alla fine ho detto, senti, io mi sono sentito di far così, quindi pure se alla fine ho stirato mi sono divertito una cifra. E quindi è sempre come nello sport, capito? Lo prendi tutto in modo sportivo. Tra noi c'era una sana competizione, come la sana competizione c'è nello sport. Ma infatti la cosa che mi è piaciuta molto è che adesso, cioè, sui social state, cioè, tu e Kid Lost state giocando un po' con la cosa della vincita. Ma è vero o no la cosa della vincita? Sì, l'abbiamo smezzato. L'abbiamo diviso. Sì. Che bello. Però cioè, glieli voglio ridare, perché ho detto che non c'è senso. Cioè lui me l'ha voluto per forza dare, però... Comunque, adesso penso che li ridarò a breve, perché non mi sento... Cioè lui ha fatto un gesto che comunque, raga, non era per nulla scontato, no, perché per lui ha vinto e quindi spieghiamo al volo. Chi vinceva, nuova scena, riceveva 100.000 euro, giusto? Sì, esatto, ma per me non è nemmeno stato giusto, per quello vogliamo ritrattare la cosa, non c'ha senso. Raga, lui è stato più bravo, l'esibizione è stata bellissima. Parte subito? Subito così. No. Allora, l'accordo con la Roma era 25? Attenzione. E stiamo a 22. Se la mette lì al limite! No, un altro palo. Ma quante volte l'hai colpito? No. Vabbè, Calvo, ci sta. No, non ci sta. Lo sai, Jess, devi dire la verità, ragazzo. Di la verità. Va bene. Via psicologicamente. Sì. Ma cazzo! È volato. Cazzo! No. Non deve mollare ora, cazzo. Non deve mollare ora, se no dopo ti rimando i ragazzi di Ciampino Boys, No! State caldi perché qua... Sta crollando il mito! Forte, vada, forte! Guarda la verità! Frate, fallo per la Roma! No! Signori! Andiamo tutti. Era andata troppo bene prima, per essere vero. Guarda quanto sta stirato il matador! Non ce la faccio più. Mostriamo un attimo Paolo. Ma dov'è Paolo? È qui. Paolo ormai. Ciampino Boys, cosa ti dobbiamo dire qua, ragazzo? Ha dato tanto gli ultimi tre giri. Che ha fatto? La Roma a 25. Ma invece qual è stato il momento più difficile a nuova scena? È il feat con Gue, perché lui è un colosso. Mamma mia. Cioè era troppo grande rispetto a me, poi io non è che... Ma anche fisicamente. Fisicamente proprio, è imponente, capito? Quindi... Ma quando come te l'hanno comunicato? Prima? Prima hanno fatto una videochiamata e ci comunicavano il feat e la traccia che dovevamo fare. Cioè te l'hanno dato loro? Sì, i giudici te lo davano. E poi Jolier mi ha detto, Gue, Cookies and Cream, quindi ho detto... Godo, che sogno. Poi è, diciamo, il genere più o meno che faccio io, capito? Tutto club. Ma lui com'è stato prima? Cioè, no, lui è beccati anche prima? Sì, perché dovevamo fare le prove. Quindi lui al soundcheck già, capito, mi faceva tipo le sporche sotto. E quindi un king totale, mi ha fatto sentire proprio a una certa. Dopo due volte l'abbiamo provato, abbiamo detto vai, a posto. È così. Andiamo. È un messaggio ai ragazzi che vogliono iniziare a fare musica.
Allora, dal Matador di adesso. Dal Matador di adesso, oddio. Non mi sento in dovere di dar consigli, ma l'unica cosa è che non vi drogate e cercate una passione, ma non per forza della musica, magari qualcuno c'ha un'altra vocazione. Lo sport, l'arte, qualsiasi cosa, esatto. Secondo me se hai qualche tipo di problematica ti aiuta sempre a evadere in un certo senso, capito? Oh, hai fatto un messaggio non scontato. Bellissimo. Di più. No, 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 bellissimo. Bravo. Adesso andiamoci a prenderci questo 25. Dai, yeah! 22. Vediamo se fa subito il 23. Sì! Sì! Mamma mia, si parte così, eh! Attenzione Roma! Errore mio! Bello! Bello. Che hai fatto? È successo, Mata! Che cazzo hai fatto? Mata! No, no, ci sono, ce la faccio! Ok! 24! Continua, eh! Non molla! Non molla un cazzo! Bene, non molla! Non mi interessa! Guardalo, si è riscaldato, basta, è finito! Siamo a 25 comunque, eh! A S Roma! A S Roma! A S Roma! Fate vonno! Toccato. Ma che ha preso? Wow! È volato. No, mamma col dito! No! Bello! Mamma mia! Si va verso i 30. E continua. Sapeva. Gli ultimi 10? Il 3 è arrivato a 29. Può superare il 3. Dobbiamo superare il 3. Ciampino deve superare Santa Maria delle Mole. Vedremo. Guido, il 3, Ciampino Santa Maria. Io so 2002, è sempre stato il derby. Noi vi abbiamo sempre battuto. E adesso anche con due gambe rotte, anche con una gamba mozzata, mo si deve dare tutto. E uno! Andiamo! Levagli il sorriso! 27! Rimetti lì, Cazzo! Bella! No! Caricato male! No! Basta sto corpo! Bello! No! Dai, questo 28! Dai! Meno uno a 29! Che stronzo. Che succede? Ma ogni tanto sviene. Sì, poverino. Mamma mia. Che ha preso, no. Ma perché? Ma la smetti di deconcentrarlo in tutti i modi? No. Il centesimo tiro. No. Non ci credo. Il 3. Ci vediamo al prossimo calciotto. Non è finita qui. Ho spaccato la spina dorsale, figa. No. I miei complimenti vivissimi, veramente. Ci ho provato. Grandissimo. È come la Roma, che comunque è sempre di cuore. Io l'ho detto, sto ragazzo qua è un ragazzo di cuore. Che mi ha preso. Hai vinto comunque per noi, Mata. È volato il ragno. Hai vinto comunque, ti dico soltanto che all'inizio ne hai fatti 3 su in 30 tiri. Quindi poi hai dimostrato a tutti il tuo valore. Perché nei momenti difficili non bisogna mai mollare. La fenice rinasce. Come dice fratem, come dice? Gente come noi. Ma che cazzo? Regà, che dire, io ringrazio e saluto tutti i ragazzi di Ciampino. Super Matador. Regà, seguite questo ragazzo perché è freschissimo. Un bacione a tutti i cavalli soprattutto. Sì. Mi raccomando, Matador, grazie veramente. Grazie. Se mi puoi dire in camera un e io stortellino. Ma perché? E io stortellino. Volendo. Grazie ragazzi. Ringraziamo anche i ragazzoni qua. Grazie ragazzi. Grande, grandissimo. Potevi darlo quel volo sull'ultimo tiro. Però. Grande. Mio fratello è Matador. Dai che spacca tutto. Famogli fa disco d'oro. Dai.